Che sono importanti gli stili d'azione, che da un punto di vista del rendimento, abbiamo già visto, presentano rendimenti inferiori rispetto a quelli a reazione. Ok, un vantaggio è quello che riescono a sfruttare un po' più di salto in tattico. Abbiamo messo prima sui diagrammi generali che ci mostrano coefficienti di carico ottimali e rendimenti attesi in funzione del grado di reazione termodinamica, per esempio. In realtà l'importanza delle turbine d'azione ad azione è legata al fatto che esse possono essere parzializzate. Abbiamo visto all'inizio di queste chiacchierate sulle turbine che noi abbiamo dei limiti su quello che è il fattore di forma della macchina, intesa come altezza di vala rispetto al diametro appunto della girata. Ossia abbiamo una velocità specifica minima per cui possono essere realizzate le turbine. Io qui vi riporto lo stesso valore che a suo tempo indichiamo per le pompe, per le macchine centrifughe. Se vogliamo fare una buona macchina, in questo caso un buono stato di turbina, questo dovrà avere una velocità specifica maggiore di 0.2. Altrimenti, se scendiamo al di sotto di questo valore, omega con S è correlato al rapporto B su DM, andremo a fare una macchina dove l'altezza della pala è troppo piccola, troppo corta, il che farebbe aumentare troppo quelle che sono le perdite di cui abbiamo accennato la lezione scorsa, le perdite che possiamo avere ai giochi, oppure potrebbero diventare percentualmente troppo pesanti, o le stesse perdite, le cosiddette LU, le perdite che abbiamo sulla cassa oppure sul tamburo della macchina diventano percentualmente troppo importanti rispetto a quello che è il totale della portata elaborata dalla macchina stessa. Quindi, quando abbiamo a che fare con macchine che elaborano portate molto piccole rispetto a quello che è il lavoro ideale specifico che la macchina deve scambiare, per cui diminuisce troppo l'omega con S, questo ci porterebbe ad avere altezze di pala troppo piccole rispetto al diametro della girante, ci dobbiamo fermare o, come abbiamo fatto per la pompa, decidiamo di suddividere il salto entalpico su più stati in maniera da far crescere quello che è la velocità specifica di funzionamento. Oppure, se la potenza che ci aspettiamo di ottenere non è così grande da giustificare la realizzazione di una macchina multistabile, una soluzione può essere quella di andarla a parzializzare la macchina. Cioè scelgo di alimentarla non più su tutta quanta la corona rotorica, su tutti i 360 gradi definiti dalla corona rotorica, ma scelgo di andare ad alimentare, a far passare questa mia portata soltanto su una certa aliquota di condotti. Per questo parzializzo, non utilizzo tutto quanto la corona rotorica, ma tutta la mia portata volumetrica la faccio passare soltanto in una porzione ristretta di condotti, in maniera tale da far aumentare quella che sarà l'altezza di pala. Perché ricordiamoci che in generale se ho una macchina ad ammissione totale pi greco per dm per b per c con n mi dà il totale della portata volumetrica smaltita, se io decido di non andare a utilizzare più tutto quanto l'arco completo definito dalla mia colonna rotoria, di andare a alimentare su tutti i 360 gradi, ma soltanto su una certa porzione epsilon, automaticamente dovrò andare a utilizzare pale un po' più alto. Quindi non andrò più a utilizzare tutto quanto pi greco di m, ma avrò soltanto un arco di emissione alfa. Automaticamente l'altezza di pala tende a crescere.
definiamo grado di parzializzazione il rapporto tra l'arco di emissione alfa e la totalità, cioè l'angolo giro 2π greco o 360 gradi se ragioniamo in gradi sessagesimali. Ora, il problema è che se io ho un condotto, cos'è che mi sostiene la differenza di pressione tra monte e valle di un condotto? Beh, me la sostiene il fatto che c'è un passaggio di un flusso che magari espande all'interno di questo condotto. Se nel condotto di una macchina parzializzata che non è direttamente alimentato dagli ugelli io non ho passaggio di flusso, non avrò nulla che potrà sostenermi una differenza di pressione tra monte e valle del condotto stesso. Chiaro questo? Se voi avete un condotto, lo posizionate qui nel vuoto, bene o male la pressione si stabilizzerà, diventerà costante, cioè nel vuoto, in questa stanza voglio dire, dove non ci sono flussi di massa, la pressione monte e valle tenderà ad essere la stessa, non ci sarà alcun gradiente di pressione. Quindi in realtà nelle macchine parzializzate ho i condotti non alimentati che tendono a cortocircuitare la pressione, non sono attraversati da flusso, la pressione di monte tende ad essere pari a quella di valle, quindi mi è difficile mantenere un gradiente di pressione anche attraverso quei condotti rotorici che viceversa alimentati lo sono e dove potrei aspettarmi da immaginarmi di poterla creare questo delta P. In sostanza, se voglio parzializzare una macchina, lo stadio di una turbina, sono costretto a progettare una turbina dove non ci deve essere differenza di pressione tra monte e valle dei condotti rotorici, perché per l'appunto i condotti non alimentati in realtà tenderebbero a cortocircuitarmi la pressione e a far sì che la pressione che ho a monte della mia schiera rotorica sia uguale alla pressione che ho a valle della schiera rotorica stessa. Quindi, se voglio parzializzare una macchina, sono costretto a fare una macchina d'azione. In realtà, questo è il classico schema di una turbina ad azione parzializzata. Abbiamo un trapanare, abbiamo un oggetto che alimenta. Vedete che questi condotti non sono alimentati. Qui abbiamo soltanto questo condotto rotorico che è pienamente alimentato. Questi altri due raccolgono in parte del gas da elaborare all'interno del condotto rotorico. Se per ipotesi volessimo provare a realizzare una turbina a reazione parzializzata, quindi una turbina che dove ho una differenza di pressione tra monte e valle di questi condotti, del condotto rotorico, io potrei mantenerlo, questa differenza di pressione qui dove il condotto è alimentato. Verso destra e verso sinistra, viceversa, condotti non alimentati, la pressione di valle tende a cortocircuitare, la pressione di monte tende a diventare pari alla pressione di valle. Che succede? Che il flusso che arriva dal condotto statorico sarebbe guidato non solo da un gradiente di pressione lungo, tra virgolette, la direzione assiale, ma sarebbe perturbato da un identico gradiente di pressione che agisce anche nella direzione periferica, nella direzione tangenziale, perché qui potrei pensare di avere una pressione più grande di quella che ho allo scarico del condotto statorico. Quindi tenderei ad avere flussi anche in questa direzione periferica con enormi perdite fluidodinamiche. Di conseguenza decido, se voglio parzializzare la macchina, ripeto, di andare a parzializzare una macchina dove il salto di pressione a cavallo del rotore deve essere di base pari a zero. E quindi decido di realizzare proprio quelle che abbiamo chiamato, essere una turbina ad azione. Questa è l'importanza fondamentale degli stati ad azione, che possono essere parzializzati,
Quindi posso andare ad alimentare soltanto una versione dei condotti statorici, concentrando tutto quanto il passaggio di portata soltanto su un arco e non spalmandolo su tutti i 360 gradi della corona rotorica. Questo mi permette quindi di andare a lavorare con stati che hanno velocità specifiche estremamente basse e quindi andare a realizzare espansioni anche quando ho portate volumetriche molto piccole rispetto a salti antartici da sfruttare relativamente grandi. Il problema principale di queste macchine è che comunque, qui facciamo riferimento per chiarezza a questo schema di una macchina monostadio parzializzata. La girante ruota annegata nel fluido che essa stessa sta elaborando, che va a interagire sia con il disco della pala stessa, che con il disco della girante stessa, determinando quelle perdite per attrito sul disco di cui abbiamo già parlato proprio all'inizio del corso, che dipendono in maniera forte sia dalla dimensione del disco di quadro sia dalla velocità di rotazione u al cubo. Inoltre, altro problema, i condotti non alimentati sono pieni ad esempio di vapore, quindi le pale si devono muovere contro la resistenza aerodinamica esercitata da questo vapore. Non avendo densità, avendo una densità non trascurabile, esercita tanta resistenza aerodinamica. Determina questo l'insorgere di perdite particolari che chiamiamo perdite per ventilazione. Anche queste in realtà le abbiamo già introdotte all'inizio del corso quando abbiamo affrontato le perdite che possiamo avere nelle nostre macchine. Anche queste, se andiamo a vedere, in realtà dipendono dal diametro della girante, dipendono da n al cubo, quindi in realtà ancora una volta c'è una dipendenza da u, velocità periferica, elevato al cubo, dipendono dall'altezza di pala stessa. Queste perdite che rientrano nella categoria delle perdite complementari in realtà pesano tantissimo su quello che poi è il rendimento interno dello stadio. Noi in queste ultime lezioni, anche sui compressori assiali, ci siamo focalizzati in realtà molto sulle perdite di palettature, abbiamo trascurato il Abbiamo assunto di fatti che la condizione ottimale di funzionamento per la nostra macchina fosse quella per cui si aveva il massimo del rendimento di palettature, trascurando il resto delle perdite complementari. In una turbina ad azione, viceversa, se noi utilizzassimo quei rapporti U su C con 1 che abbiamo visto facendo l'ottimizzazione del rendimento di palettatura, il rendimento total costante del nostro stadio, questo ci porterebbe a lavorare con delle velocità U periferiche tali da far crescere in maniera drammatica sia le perdite per attrito sul disco, sia le perdite per ventilazione, per cui è vero, potremmo ottenere un buon rendimento di palettatura, ma quello che più ci interessa è che il rendimento interno, cioè il rendimento in cui sto pesando tutte quante le perdite, crollerebbe molto perché le perdite complementari sarebbero fortissime. Ora, ripeto, rendimento interno che ricordate, lo definiamo come che dobbiamo spendere per mantenere in rotazione la macchina, vincendo sia la resistenza di attrito sul disco sia la resistenza per ventilazione, PA più PV, che possiamo calcolare ad esempio con le relazioni di Stotola o di Flatter che abbiamo visto prima. Queste potenze ce le riportiamo per unità di massa elaborata, dividendo per la portata massima totale elaborata della macchina, fratto y. A noi ci interessa, questo è il rendimento interno,
scritto una cosa, ne ho scritto un'altra. A noi ci interessa massimizzare questo di rendimento, quindi dobbiamo trovare un trade-off tra la necessità di avere magari delle velocità periferiche piuttosto alte da ottenere un buon lavoro di palettatura a partire dal nostro Y, ma non dobbiamo avere troppe perdite complementari espresse come potenza persa per attivo sul disco e come potenza per ventilazione. Ve la faccio breve. Questo ci porta in realtà, qui un diagramma elaborato dal professor Fly da tanti anni fa. Il riferimento è quello di uno stadio ad azione parzializzato dove l'angolo alfa con 1 non si legge bene, ve lo dico io, vale 17 gradi. In realtà lo stadio non è normale nel senso di come lo intendiamo noi normalmente, cioè di solito nelle nostre lezioni. Il rapporto tra le componenti meridiane delle velocità, quindi alfa con 1, angolo di uscita dello statore, è 17 gradi. La componente meridiana della velocità all'uscita del rotore è il 90% della componente meridiana della velocità all'ingresso del rotore. Quindi è prevista una riduzione dell'altezza del triangolo delle velocità quando passiamo attraverso il rotore. Beh, queste curve esprimono l'andamento del rendimento interno della macchina, quindi consideriamo sia le perdite di palettatura che le perdite complementari, in funzione del coefficiente di pressione, quindi 2 volte y fratto u alla seconda, al variare del grado di parzializzazione epsilon. Quindi qui abbiamo macchine molto parzializzate, qui abbiamo macchine poco parzializzate, fino ad arrivare al caso epsilon uguale 1, quindi macchina ad ammissione totale. Queste curve sono le curve di isorendimento, consideriamo quelle a tratto continuo. Macchina ad ammissione totale, guardate, il rendimento interno massimo che ci possiamo aspettare è circa 0,75, quindi rendimento di stadio isolato, quindi rendimento total costati. Andate a rivedere diagrammi prima presentati riguardanti il rendimento di stadio che ci aspettiamo, lo otteniamo appunto tra, questo è il punto di ottimo, in prossimità di un coefficiente di pressione 5, quello che avevamo trovato in realtà all'interno di quel range che avevamo trovato valido per termini di coefficiente di pressione che ci massimizza il rendimento di palettatura. Se la macchina ha ammissione totale, pace, la progettiamo secondo quello che abbiamo detto prima, ottimizzando il rendimento di palettatura. Man mano che cominciamo a parzializzare, cominciano a subentrare le perdite complementari, a diventare sempre più forti, il massimo del rendimento si ottiene per coefficienti di pressione sempre più alti. Ad esempio, grado di parzializzazione 5%, 0,05, il massimo rendimento che diventa il 50%, quindi siamo scesi tantissimo rispetto al 75-76% della macchina di ammissione totale, lo otteniamo per un coefficiente di pressione circa 13, maggiore di 12,5. Coefficiente di pressione, lo riscrivo, 2y su u alla seconda, man mano che parzializziamo, quindi per ottimizzare il funzionamento della macchina, se riteniamo bloccato il lavoro ideale specifico, cioè il salto entalpico che stiamo mettendo a disposizione del nostro stadio e tale è bloccato, già ce ne sarà una specifica di progetto, significa che se lambda cresce u sta diminuendo, cioè ci conviene andare a lavorare con velocità periferiche sempre più basse rispetto a quelle che avremmo utilizzato nel caso di ammissione totale, sacrificando in questo modo il rendimento di palettatura, che vedete, tra 4 e 5 abbiamo quello che ci massimizza in realtà il rendimento di stadio ad ammissione totale, quello che ci massimizza il rendimento di palettatura. Man mano che io mi sposto sto sacrificando il rendimento di palettatura per cercare di contenere
l'insieme di queste due perdite complementari. Quindi accetto di andare a lavorare con velocità periferiche sempre più basse. Quindi per una macchina parzializzata, l'esercitazione che faremo noi la prossima settimana, in realtà noi utilizzeremo proprio questo diagramma per fissare un grado di parzializzazione per il nostro stadio in funzione di quella che sarà la portata volumetrica elaborata e via dicendo, la velocità di rotazione che fissiamo per la girante. Andremo a scegliere su questo diagramma un coefficiente di pressione ottimale e quindi una velocità periferica U ottimale per la nostra macchina. Ultima notazione. Qui io vi ho disegnato, è rimasto disegnato quello che è la trasformazione termodinamica che abbiamo, condotto statorico, condotto rotativo. In realtà, se torniamo a considerare anche le nostre perdite per ventilazione, anzi, scusate, mettiamo proprio, è più chiaro, consideriamo proprio questo schema di macchina monostadio. Il vapore, ad esempio, attraverso il condotto statorico, può espandere dal condotto rotorico, viene scaricato a una certa velocità C1. Quindi qui siamo all'uscita del condotto rotorico. Qui stiamo visualizzando solo quello che succede nella nostra palettatura, statorico e rotorico. Il fluido in realtà va all'interno della nostra cassa, dove degraderà tutta quanta l'energia cinetica che possiede, fondamentalmente la degraderà in turbolenza, in modi vorticosi. Quindi questa energia cinetica tornerà in seno al fluido sotto forma di energia interna. Fondamentalmente il vapore presente all'interno della cassa, supponiamo di trattare una turbina a vapore, come molto spesso accade, già in queste turbine elaborano del vapore, il fluido, il vapore all'interno della nostra cassa sarà pressappoco fermo e sarà caratterizzato da uno stato termodinamico, diciamo punto 3, corrispondente appunto al fatto che a parità di pressione tutta l'energia cinetica che esso possedeva all'uscita dei condotti rotorici è stata degradata in modo calore e quindi va a aumentare l'energia interna e quindi l'entalpia del fluido stesso. In più questo vapore interagisce poi con la girante, interagisce con le palettature. In realtà tutta questa potenza che la girante deve mettere in campo per vincere queste resistenze, anche questa potenza meccanica torna in seno al fluido di lavoro che è contenuto all'interno della cassa sotto forma di calore, normalmente. Ricordate l'esperienza di Nicolò di Giulio, dicevo l'altro. Quindi in realtà, tra virgolette, il fluido si riscalda ulteriormente, questo vapore continua all'interno della cassa, per una liquota che è proprio pari a PA più PV fratto M punto, il vapore che abbandona la nostra macchina questa frangia di scarico a velocità pressappoco pari a zero, comunque trascurabile, in realtà sarà caratterizzato dalle condizioni termodinamiche descritte dal punto 4, difatti se io adesso vado a guardare non solo lo stato ma tutta la macchina,
scrivendo un bilancio di energia tra collettore d'ingresso e frangia di uscita, io vedo che il lavoro che posso ottenere è minore del lavoro di palettatura che avevo stimato guardando soltanto allo stadio, che appunto non stavo considerando che una parte di quella potenza che il flusso ha ceduto alla girante, la girante poi dovrà utilizzarla per vincere le resistenze al suo moto. Da qui io appunto la forma di rendimento interno. Quindi il gioco dell'ottimizzazione che andiamo a fare in realtà tenderà a far diminuire questa aliquota LP e contemporaneamente però anche a far diminuire la differenza di entalpia esistente tra il punto 4 e il punto 3 è dovuta proprio alla presenza di queste perdite complementari. Nell'esercitazione poi progetteremo uno stadio d'azione parzializzato e andremo a vedere quella che è la trasformazione termodinamica del suo complesso. No, con questo ci fermiamo.